Rivestitevi dell'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia, infatti, non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete perciò l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il Vangelo della pace. Tenete sempre in mano lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi e anche per me, perché quando apro la bocca mi sia data una parola franca per far conoscere il mistero del Vangelo, del quale sono ambasciatore in catene, e io possa annunziarlo con franchezza come è mio dovere. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Alla tua presenza, Signore Gesù, prendiamo scuola e atto di alcune importanti verità che tramite l'Apostolo Paolo questa sera ci insegni, e che bene che focalizziamo attentamente e memorizziamo profondamente per metterle in pratica. Innanzitutto noi sappiamo e ci viene esortato una cosa fondamentale, che tu sei forte e tu sei potente, e che da te dobbiamo attingere la forza e la potenza. San Paolo in questi brevissimi versetti ci ricorda tante verità di fede, cioè che esistono gli spiriti del male, così li chiama, nomina due delle nove gerarchie angeliche, i principati e le potestà. Noi sappiamo che gli angeli ribelli sono decaduti da tutte le gerarchie angeliche, anche dalla prima, anche dai serafini purtroppo. Li chiama ancora i dominatori di questo mondo di tenebre. Purtroppo qui, certamente per divina permissione, perché non sono degli antidei, però qui su questa terra dominano, e speriamo di vedere perché hanno trovato questo potere. Pur abitando nelle regioni celesti, cioè essendo spiriti, e questo dobbiamo sempre ricordarlo, originariamente e perfettissimi, sono puri spiriti, e in quanto puri spiriti sono molto più intelligenti di noi, molto più furbi di noi e anche molto più forti di noi, e hanno, diciamo così, il vantaggio di poter giocare a carte coperte, perché non sono percepibili ai nostri sensi. Si tratta di realtà che operano in maniera nascosta, occulta e misteriosa, e però nefasta, fa danni grossi. L'azione dei demoni purtroppo produce danni temporali, che sono quelli che più spaventano le persone, e sciagure, non lo so, a livello di vita corporale, morti, e incidenti, disgrazie, rovesci sul lavoro, malattie di tutti i tipi, corporali, fisici, spirituali. E queste possono avere origine a volte, la stragrande maggioranza delle gare, delle volte origine remota,
ma a volte anche origine prossima dell'azione diretta degli spiriti cattivi. Ancora di più è il male che fanno da un punto di vista psichico, dove purtroppo, a quanto dicono gli esperti, il loro potere è superiore, quindi disturbi di vario genere mentali, disturbi psicologici, disturbi nel sonno, disturbi temperamentali, comportamentali, tutti sono da legare in maniera anche qui prossima o remota, a seconda delle circostanze, alle operazioni cattive operate da questi personaggi. Poi sono i mali più grandi, che sono quelli che tra l'altro meno sono, come dire, oggetto di attenzione da parte dei mortali. Che male più grande che i demoni possono produrre è farci cadere in qualche peccato grave, quindi toglierci la grazia santificante, farci perdere la grazia di Dio, diventare quindi, anche se non lo crediamo, anche se non lo vorremmo, anche se non lo sappiamo, di fatto loro servi. E con l'aggravante che se si muore in questo stato senza pentimento, insegna la Chiesa, si diventa veramente, loro perpetui schiavi, senza che nessuno ci possa liberare, soggetti in eterno alla loro cattiveria. Questo è il quadro. Si tratta di una battaglia da combattere, spiega subito San Paolo. È una battaglia, non è una battaglia, è una cosa impegnativa. Noi oggi non siamo molto abituati a vedere i campi di battaglia, dobbiamo far lavorare la fantasia per rappresentarci queste cose, no? Oppure insomma, pensare a qualche bel film, insomma, dove sono state magistralmente riprodotte scene di guerra, no? Ma è una battaglia in piena regola. E per andare in battaglia, da buoni soldati, ci vuole una armatura. E chi non ha questa armatura soccomberà, evidentemente. Noi recentemente con un po' di giovani, credo alcuni dei quali non presenti, abbiamo visitato a Roma Castel Sant'Angelo, dove nelle aule interne sono anche dei reperti, diciamo così, storici, da cui proprio le vere e proprie armature dei soldati. Quando uno le guarda dice, ma come facevano questi a muoversi, quindi a ingaggiare una battaglia con tutto sto ferro addosso, cioè, insomma, solo che ci batte sopra il sole, tutto quel peso non si riesce neanche a muovere. E quindi l'armatura anche di queste stesse è una cosa impegnativa, però senza quella sei esposto immediatamente ai colpi e ai dardi del nemico e soccombi prima ancora di esserti affacciato sul campo di battaglia. Quindi cosa ci insegna la fede? La fede ci insegna che chi è ben armato, quindi chi è amico di Dio, non solo che non deve avere paura del demonio, anche se non deve essere mai, come dire, presuntuoso o fare gradasso, ecco, o sfidarlo, questo non bisogna mai farlo, però si può vivere serenamente abbandonati in Dio e nella sua potenza, che non può permettere che un suo amico, un suo figlio cada nelle mani dei nemici. Potrà restare ferito in qualche combattimento, potrà rompersi un pochino qualche osso, ma non più di questo, non soccombere. Però, e questo è il però, per non soccombere contro questi invisibili, quindi la nostra battaglia non è contro quelli che fate di sangue di carne, ma contro esseri invisibili. Non sappiamo dove stanno, non sappiamo cosa fanno, non sappiamo quando ci stanno vicini, non sappiamo il momento preciso in cui ci tentano, non sappiamo che tipi di male stanno ordendo contro di noi. Per combatterli bisogna essere attrezzati. E la domanda che uno fa, che chiunque si fa meditando questo brano, è quanti sono attrezzati oggi a combattere contro gli spiriti del male e a difendersi dai mali che questi causano o che possono causare, punto interrogativo. Questo è il motivo della preoccupazione da parte di più di qualcuno. Io sono tra quelli, certamente sono serenamente preoccupato, perché
La preoccupazione ansiosa non è prerogativa di coloro che vivono in amicizia con Dio, però certamente la consapevolezza che molti possono essere vulnerabili e quindi facilmente oggetto di attacco, certamente lascia da pensare, specialmente in un momento in cui c'è da pensare che ci sia una forte deconcentrazione, insomma, ecco, di questi brutti personaggi malvagi. Allora, l'armatura è fatta in questo modo: i fianchi cinti con la verità, c'è una bella cintura che hanno i combattenti, cintura a cui a volte si attacca la spada, a volte il pugnale, comunque tiene ferma la veste sulla vita. Cinti i fianchi con la verità. Noi sappiamo che il diavolo è il padre della menzogna, di ogni menzogna. È colui che stravolge la verità su Dio, sull'uomo, sull'origine dell'uomo, sul suo fine, sul bene, sul male, su tutto. Quindi la formazione cristiana è assolutamente un requisito fondamentale, uno dei primi con cui dobbiamo rivestirci. Noi dobbiamo avere chiaro, possibilmente, cosa è vero e cosa è falso, cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa è bene e cosa è male. Quindi senza la possibilità che questi esseri, con la loro astuzia, ci ingannino, ci travino, ci facciano scambiare la notte con il giorno, la luce con le tenebre, il vero con il falso, il bene con il male. Purtroppo noi sappiamo bene che nella società in cui viviamo questi fenomeni sono spesso all'ordine del giorno, si chiama bene il male e il male il bene, si scambiano soprusi con diritti o cose del genere. Secondo, ai fianchi la verità e la corazza. La famosa corazza è la giustizia, dice San Paolo. Cos'è la giustizia? La giustizia nella Bibbia è la conformità alla legge di Dio. Una persona che osserva i comandamenti di Gesù, osserva la legge del Signore, che non vive in peccato, possiamo usare qualunque tipo di espressione, è corazzato. Noi sappiamo che fino a quando una persona ha la corazza, la corazza, almeno un tempo, dobbiamo immaginare, insomma, un tempo non c'erano le bombe atomiche o i cannoni o le mitragliatrici, no? La corazza è assolutamente invulnerabile. Cosa possono fare? Una freccia viene spinta, un colpo di spada non penetra, un colpo di lancia non penetra. Quindi se uno ha questo, l'azione dei nemici diventa impenetrabile. Possono fare quello che vogliono, ma non ti possono scalfire. Ecco perché è così importante, e i maestri di spirito insegnano sotto questo punto di vista che il demonio ha tanto potere quanto glielo dà la singola persona, e il potere che gli dà la singola persona è direttamente proporzionale a quanti comandamenti non osserva. Ecco perché oggi il diavolo ha tanto potere anche in giro, perché oggi i comandamenti di Dio sono tutti quanti calpestati sotto i piedi e in forma generalizzata, a volte anche istituzionalizzata. È stata salutata proprio recentemente come l'ultima grande conquista il fatto che la maggioranza delle persone irlandesi abbiano espresso parere favorevole all'aborto. L'unico paese, come quasi tutti sanno, credo, in Europa, non so se anche nel mondo, sicuramente in Europa, a non avere ancora, tra la propria legislazione, previsto l'omicidio, anzi l'infanticidio, l'infanticidio con l'aggravante del soggetto che non si possa difendere, di Stato e a spese dello Stato. Quindi, insomma, purtroppo di queste corazze oggi e domani ne trovano ben poco, e possono lanciare dardi infuocati a testa e a manca, certi di andare a colpire il bersaglio. Poi i soldati sono dei bei calzari, oggi portano gli anfibi, quindi delle calzature ben solide, ecco, perché il piede non inciampi e perché non subisca danni, insomma, perché per combattere bisogna rimanere ben saldi in piedi, non è possibile cadere per terra. Allora, le calzature
sante, dell'armatura di Dio, San Paolo dice che sono costituite dallo zelo per annunciare il Vangelo della pace. E quindi questo desiderio profondo di testimoniare il Vangelo della pace con la parola e con la vita, quindi non soltanto essere annunziatori di pace, il demonio è re della guerra, della discordia, della divisione, ma essere anche operatore di pace. Chi opera la pace sicuramente solo per questo fa un'azione uguale e contraria a quella che fanno i demoni. Diavolo in greco etimologicamente significa diavolo, colui che divide, colui che ci divide gli uni dagli altri e ci separa da Dio. Poi, ancora, un buon soldato ha in mano lo scudo. Lo scudo, come dice San Paolo, è ciò che fa spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Lo scudo è la fede. Ma la fede ferma, la fede grossa, non soltanto la fede che è la base, cioè che la nostra adesione è convintissima a tutte le unità di fede, ma anche quella fede che porta a fidarsi totalmente di Dio, ad abbandonarsi a Lui e a non credere mai, cioè la fede di Abramo, la fede provata, che è la fede per mezzo della quale noi crediamo che, per esempio, Dio ha sempre tutto sotto controllo, e anche quando sembra che il male prevalga, in realtà c'è una permissione divina e da quel male Dio sottrae un bene, che non è possibile che Dio permetta che qualche cosa che accade nella mia vita, se sono suo amico, sia negativo per me, mai, in nessun modo. E questa è una fede bella, forte, radicata, esistenziale, non soltanto intellettuale, diciamo così, no? E con questo demonio non c'è più nessuna speranza. Se noi pensiamo al peccato originale, il peccato originale è stato anche una mancanza di fede. Cioè, a chi hanno creduto non vedeva? A Dio gli dicevo, guarda, sii felice, fai tutto quello che vuoi, lasciami solo una cosa. O al diavolo che dice, che te felice, ti ha tolto l'unica cosa interessante, fai proprio quello. Quindi, a chi crediamo? Questa è una battaglia continua, questa, no? Quando la fede è ferma e solida, non ci stanno santi, ma non può assolutamente prevalere su di noi e convincerci del contrario. Poi, oltre allo scudo, i soldati hanno un elmo, devono avere protetta anche la testa, che la testa è un punto assai vulnerabile. E qui San Paolo ci ricorda che l'elmo è la salvezza, molto molto bene. Salvezza significa la certezza, e attenzione, perché se siamo colpiti alla testa è una brutta cosa, la certezza che Gesù è dalla nostra parte, è morto per noi per liberarci, vuole la nostra salvezza e ce la dà all'unica condizione che non vogliamo respingere. Questo è molto più importante di quanto si pensi, perché per stare dentro questo orizzonte è necessario anzitutto essere convinti che io ho bisogno di essere salvato e quindi rinunciare a fare da sé. I demoni concorrono con chi fa da sé, si ritiene capace, si ritiene bastante a se stesso, si ritiene forte, si ritiene, ma tanto a me non mi dice niente a nessuno, ma tanto non succede niente, senza che questa sicurezza sia fondata appunto sulla salvezza, sul fatto che queste cose succedano perché è Gesù che mi ha salvato e mi tiene al sicuro, non io. Molto importante che questa è una cosa che copre la testa, perché la testa è la parte più importante dell'essere umano. No? Quindi che questo sia l'elmo deve farci molto pensare quanto è importante, ecco, la nostra certezza di fede, ma anche la nostra vita vissuta, ecco, come salvati e come continuamente bisognosi di essere salvati, no? E quindi, come San Paolo esplicita, se ho bisogno di essere salvato e della salvezza che Gesù mi porta, è chiaro che starò, cercherò di vivere quanto più possibile unito con Lui, soprattutto, anche se non solo,
attraverso la preghiera. Oh, e poi i soldati devono avere un'arma, la spada ce la devono avere. La spada dello spirito, dice San Paolo, è la parola di Dio. Come sapete che da questa espressione deriva anche tutta quanta l'iconografia che rappresenta sempre San Paolo, se lo ricordiamo, anche davanti alla sua basilica romana, sempre con la spada in mano. Perché? Perché San Paolo è stato il grande annunziatore della parola di Dio, no? Che significa questa cosa? Basta che noi pensiamo, per esempio, quando è stato tentato Gesù dal diavolo nel deserto. Ogni volta che il diavolo si presentava con qualche sottile, tremenda tentazione, tutte molto sottili quelle praticate nei confronti di nostro Signore, come rispondeva Gesù? Il diavolo gli diceva: bene, fa un bel miracolo per te, di che questa pietra diventi pane. E cosa risponde Gesù? Sta scritto: non dice un umano di l'uomo. Poi dice: ma senti, ma dimostra a tutti che sei Dio, no? Fa un bel uscio davanti a tutti, vai sul tempio e buttati di sotto, poi chiama gli angeli che verranno ad aiutarti, così tutti ti acclameranno con Dio, vedrai quanto è successo con la commissione. E lui risponde: sta scritto, tentare il Signore Dio tuo. E poi dice: ma che vita c'hai tu, Gesù? Tu sei figlio di Dio, guarda che vita da povero, vado a fare niente, ma vieni con me che ti do tutti quanti le ricchezze, gli altri, i beni della terra. Basta che tu passi dalla parte mia. Purtroppo è quello che fanno quelli che si vanno a coinvolgere con l'occulto, perché gli idoli del mondo, le famose 3S, attenzione che 666, che è il numero della bestia, è anche sesso, soldi e successo, se ci facciamo caso, ci abbiamo mai pensato, sono i tre grandi idoli del mondo che il diavolo vi ha, il suo potere, vi ha detto Gesù, e li dà a chi vuole, a una sola condizione, che prostrandoti mi adorerai. Tu non devi dare culto e gloria a Dio, ma devi darla a me. E purtroppo, come sappiamo, se non lo sapete lo dico io, è esattamente quello che questi giorni stanno facendo da queste parti, alcuni. E Gesù gli risponde: no, ecco perché noi siamo qui. Adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto. Noi stiamo adorando ora Gesù, gli stiamo tributando un grande tributo di amore e di adorazione. Abbiamo fatto per tutta oggi, lo facciamo questa sera, lo faremo domani notte, lo faremo domenica, durante la professione del Corpo Stomaco. Perché questa è la più grande risposta da dare agli spiriti del mare. Noi sappiamo che gli spiriti sono caduti, Lucifero è caduto perché voleva essere come Dio, quindi voleva lui, da parte delle creature, l'adorazione che è venuta a Dio solo. Questo è uno dei punti chiave, diciamo così, per comprendere la malvagità e il furore che, insomma, che hanno i demoni, per la rabbia che hanno di non poter essere come Dio, quindi voler in qualche modo scimmiottare. I padri della Chiesa chiamavano i demoni le scimmie di Dio. Loro hanno tutti quanti dei riti, delle cose, quello che fanno sono scimmiottamenti dei nostri sacramenti. Noi abbiamo nella Chiesa tutti quanti i libri liturgici, abbiamo 7 sacramenti, abbiamo la messa, e loro fanno tutto il contrario. C'hanno la messa contraria, c'hanno la messa nera, c'hanno le maledizioni, c'hanno questi, c'hanno le eliminazioni, tutti quanti, cioè, capito? Il contrario è tutto il contrario. Imitando al contrario, di fatto non per rendere gloria a Dio e per la salvezza delle anime, ma per rendere culto al diavolo e per il male delle anime, per la disgrazia delle anime, per andare a nuocere al prossimo. Capiamo, no? Quindi che tipo, insomma, di realtà. Allora noi, queste sono verità di fede, appunto, torniamo da dove siamo partiti, no? Nessuno le può dimostrare. Nessuno può dimostrare queste cose. Le possiamo semplicemente direttamente comprendere dall'esperienza. Allora, dinanzi a questo scenario, la frase che racchiude un po' anche la condotta, no, del soldato di Dio, di colui che è pronto a combattere e a prevalere contro le forze del male: pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando con tutti i santi. Perché la preghiera è così importante?
Ritorniamo da dove siamo partiti. Attingete forse nel Signore il vivo della sua potenza. Cioè, gli altri ribelli sono puri spiriti, quindi se io mi vado a mettere con loro, a competere con loro, fossi anche il più santo e il più intelligente della terra, sono rovinato già in partenza. Perché loro sono probabilmente più grandi di me, sono più forti di me, sono più intelligenti di me. Non si può competere in questo. Non è una battaglia tra pari, è una battaglia tra impari. Loro sono più forti e hanno delle carte in più che io non ho. La possibilità di giocare a carte coperte. Ma io mi posso difendere come riempiendomi di Dio. Pregate molto incessantemente. Ecco perché la preghiera la Chiesa insegna necessaria. E il Padre nostro, che era, come dire, la regina delle preghiere, il Signore ci è stato a dire: non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Sapete che questa prima frase, sacco di polemiche, adesso la cambiamo, non la cambiamo, la cambiamo, non la cambiamo, se non la fa niente, insomma, no, l'importante è che sia rettamente compresa. Noi preghiamo che il Signore tenga lontano da noi il diavolo, e se gli dovesse permettere di avvicinarsi per tentarci, ci dia la forza per resistere alla tentazione e superarla. Questo è il senso di questa preghiera. E quindi chi non prega il Padre nostro, per esempio, non chiede a Dio l'aiuto necessario per resistere alle tentazioni. E quindi significa, come hanno sempre insegnato i santi dottori, che chi non prega, sicuramente in grazia di Dio non ci sta. Ha voglia di dire: io sono bravo, non faccio male a nessuno, faccio questo e faccio quell'altro. È impossibile. D'accordo? Impossibile. Probabilmente la persona coinvolta non si rende conto di tante situazioni in cui sta. E questa è un'esperienza che un sacerdote conosce bene, no? Parla con una persona quando vive ancora un po' lontana, e poi magari questa si avvicina e ci riparla, e c'è davanti un'altra persona con un'altra coscienza, no? Mentre prima viveva tranquillo, insomma, in una ignoranza, come dire, in una felice ignoranza, dopo che viene a rendersi conto di com'era la situazione in cui viveva, entra un grande pentimento, un grande desiderio di cambiare vita e di ricevere immediatamente la divina misericordia e di fare altro, no? Ecco, ora faremo un tempo un pochino prolungato di silenzio, un po' la meditazione, in cui portiamo al Signore il nostro cuore, riferenziamo, se è meglio lasciare qualche voce accesa, così si può riprendere anche il testo della meditazione e farne oggetto di profonda preghiera personale. Questa natura dobbiamo indossare, perché senza questa natura è quasi impossibile vincere il combattimento che purtroppo dobbiamo combattere, non ne possiamo essere esentati contro gli spiriti del male. Ci ha lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Il